benvenuti a Casa Viola, l'approfondimento sulla Fiorentina da Moena. Grazie al collegamento con Fabio Ferri e con i nostri ospiti in studio. Oggi undicesimo giorno di ritiro, ci racconterà tutto come abbiamo anticipato Fabio Ferri oggi con Tommaso Loreto. Buonasera Fabio. Buonasera Greta, un saluto a tutti gli amici di Toscana TV. Sì, siamo con Tommaso Loreto di Radio Firenze Viola, una nuova realtà che proprio anche durante questo ritiro sta studiando la nascita invece della nuova Fiorentina di Mister Italiano, una Fiorentina ovviamente che è ambiziosa, l'abbiamo sentito anche oggi nelle parole poi di Riccardo Sottili in conferenza stampa. Sì, ciao Fabio, ciao Greta, ovviamente un saluto a coloro che ci stanno seguendo. Beh, che dire, anche noi abbiamo scelto il ritiro per una sorta di preparazione, di primi passi per la nostra neonata radio. Però devo dirti, ne parlavamo poco fa, che un po' di esperienza cominciava ad averla anche noi, qualche ritiro l'abbiamo visto, e ricordando il passato, un'atmosfera di questo tipo nei primi giorni, e quindi mi riferisco alla scorsa settimana, ma anche a livello di presenze non la ricordavamo. C'è evidentemente grande entusiasmo, voglia di Fiorentina, gli acquisti hanno sicuramente risollevato il morale dopo un giugno non semplice tra l'addio a Torreira e il rinnovo di Mister Italiano. Invece ora, anzi, aggiungiamo anche il poker che è servito, perché per Dodò è tutto fatto, non so se lo vedremo qui, ma insomma è un quarto acquisto molto importante, quindi bene così, perché siamo partiti col piede giusto e credo, anzi mi risulta, che Italiano sia molto soddisfatto anche del lavoro fin qui svolto. Grazie mille per le parole di Tommaso. Ti voglio chiedere, visto che hai detto di Dodò, è tutto fatto realmente? Sì, poi nel mercato è pericolosissimo dare certezze, però salvo imprevisti o notizie diverse, lui già domani dovrebbe essere a Firenze, le visite mediche sono state confermate dalla Fiorentina nella giornata di ieri, fra l'altro sono anche già arrivati i saluti allo Shakhtar, lo ha fatto attraverso i social nella serata di ieri. Non so se avremo modo e tempo, come dicevo, di vederlo qui a Moena, sicuramente sarà nella seconda parte della preparazione estiva in Austria, e un po' ci vorrà indubbiamente a inserirsi nei meccanismi di Italiano, certo, perché poi è molto attento l'allenatore, segue ogni dettaglio. In più aggiungiamo che in Ucraina non ha avuto modo di giocare negli ultimi mesi a causa del conflitto, viene da una decina di giorni da turista a Milano, quindi io ho la sensazione che in avvio di stagione dovrà recuperare tempo e sicuramente sarà venuti la carta da spendere per le prime maglie da titolare. Però detto questo, è un rinforzo fondamentale, uno dei giocatori più interessanti di questa campagna acquisti, quindi direi che l'attesa è stata premiata. Abbiamo fatto 30, facciamo 31, abbiamo il tempo da assimilare i primi concetti, ma sono convinto che poi da metà agosto in poi infiammerà i tifosi viola, anche perché per caratteristiche è il terzino brasiliano di spinta, quindi andiamo a pensare subito, la sparo grossa, Roberto Carlos, non gli voglio mettere addosso etichette di questo tipo, ma come identikit del giocatore è quello, quindi c'è tutto per divertirsi vedendo questo pendolino sulla corsia destra. Sarà molto interessante. Tra l'altro, insieme a voi in collegamento, non da Moena, ma da casa, c'è Lorenzo Agostini. Buonasera Lorenzo, come stai? Radio Toscana, tra l'altro. Ben più accaldato rispetto a Moena, però bene, bene. Come stai vivendo questi giorni di ritiro? Ovviamente lo stai vivendo da lontano, però che idea ti sei fatta in generale? Un'idea che forse stanno confermare Fabio Ferri e Tommaso Loreto da Moena, ma credo che in questo momento sia il clima che c'è in questo momento a Moena e da parte dei tifosi, cioè si credo, e quello magari ci può confermare, l'area veramente molto positiva e molto interessante, entusiasmo, e questo può essere veramente il primo passo, al di là poi dei nomi di mercato che sono arrivati, e anche il fatto appunto di arrivare in ritiro con già possiamo dire tre quarti della squadra titolare completa, può essere una cosa
molto interessante. Però prima ancora di parlare dei fatti di campo, secondo me il vero vantaggio rispetto agli altri anni è proprio l'entusiasmo che trapela, insomma, a seguirlo da Firenze. Trapela proprio questo a livello di presenza dei tifosi, a livello di coinvolgimento, insomma, c'era veramente, per esempio, nel triangolare con l'Olginatese e la Sanvitese, due squadre dilettantistiche del nord Italia, c'era una altissima esultanza ad ogni singolo gol della Fiorentina e voglia di far festa da parte dei tifosi. Questo secondo me è un dato che magari non fa notizia, nel senso che poi le prime pagine prendono le notizie di mercato, di calciomercato, ma è un dato che poi potrebbe tornare utile per la stagione. Assolutamente, chiediamo conferma e poi ascoltiamo anche le parole di Sottil. Fabio Ferri e Tommaso Loreto, Lorenzo Agostini ha evidenziato che a oggi nel ritiro, osservando ovviamente il ritiro da lontano, la cosa che colpisce di più è anche il clima che ha creato il tifo, è sempre più unito alla squadra, vi risulta? Ma sì, ne parlavamo anche prima, Tommaso. Sì, assolutamente, ripeto, io non ho ricordo di un'atmosfera di questo tipo, nemmeno nelle stagioni migliori, anche se poi per la verità la memoria torna al finale della gestione della Valle, quando anzi eravamo preoccupati magari per l'arrivo del grosso della tifoseria che potesse contestare. C'è da dire, e questo mi sembra giusto sottolinearlo per trasparenza verso chi ci segue, che poi il ritiro è anche un po' una bolla, un universo particolare, c'è chi mette insieme il piacere delle vacanze con la passione per la Fiorentina, tantissimi tifosi vengono da fuori Firenze e noi fiorentini siamo abbastanza pesanti, chi vive la Fiorentina da fuori invece magari la vive diversamente. Quindi possiamo dire non c'è nemmeno l'ansia della classifica, cioè di fare quei tre punti così, è un universo parallelo. Però è altrettanto vero che se pensiamo al mese di giugno, dove l'addio di Torreira era tanto inaspettato quanto evidentemente doloroso, perché era un calciatore che era entrato anche nel cuore dei tifosi, se ci aggiungiamo l'incertezza che si è respirata sul rinnovo di Italiano, siamo passati nel giro di meno di un mese dalla depressione all'esaltazione. È un po' una costante del pallone, l'altalena di emozioni, però se la Fiorentina aveva bisogno di ritrovare unità nelle varie componenti, come diceva Prandelli un tempo, in questo momento direi che partiamo sotto il profilo migliore, proprio perché anche la componente del tifo ha sicuramente visto una bella dimostrazione da parte della società di voler alzare l'asticella delle ambizioni, perché poi un conto è parlare e un conto è mettere sul piatto i fatti. Sono arrivati 4 giocatori e la Fiorentina è una delle squadre che ha fatto il mercato più concreto di tutte, parlavamo dell'Inter che al momento ancora ferma al palo, la Juve ha piazzato il colpo importante in difesa Bremer, è vero che è arrivato Lukaku a Milano, è vero che la Roma tra Dybala e Belotti si sta dando una mossa, però nessuna mi sembra in Serie A abbia quantomeno messo dei tasselli nell'ossatura generale della squadra, ovvero il portiere, ovvero il regista Mandragora, l'attaccante Jovic, l'esterno Dodò. Quindi i fatti in questo momento danno ragione alla società e soprattutto confermano la voglia di fare meglio dell'anno scorso, e se vuoi far meglio del settimo posto vuol dire che punti minimo all'Europa League, che è quello che poi tutti vogliono, che siano fiorentini o tifosi viola fuori Firenze. Benissimo, proprio per questo ne ha parlato oggi anche in conferenza stampa Sottil, riguardo agli obiettivi e anche al suo esordio, il debutto in Europa. Guardiamo ed ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme, soprattutto perché questo Sottil, voglio sapere da voi se avete visto miglioramenti ed altro, soprattutto in ritiro. L'obiettivo, come hai detto te, è cercare di migliorare l'anno scorso. Non è facile, perché sappiamo che quest'anno, oltre alla Fiorentina, tante altre squadre sono rinforzate, stanno facendo mercato. Cercheremo di far meglio del settimo posto, che vorrà dire puntare a Europa League, Champions League, sono quelli, inutile che nascondiamo, perché dopo il settimo posto sono quelli gli obiettivi da raggiungere. Sono delle sfide, degli stimoli che ti metti, ed è normale che come una società come la Fiorentina debba puntare, come ti ho detto, perché è una squadra forte,
ha messo ancora più qualità quest'anno con gli acquisti che abbiamo preso e ancora giocatori che dovranno venire, quindi quello sicuramente l'obiettivo sarà fare assolutamente meglio dell'anno scorso. Immaginato il mio debutto in Europa, no, no. Però quello che ti posso dire è che mi fa veramente, veramente piacere, mi rende felice che lo potrò fare con la Fiorentina quest'anno. Quindi dal settore giovanile alla Serie A e debuttare con la Fiorentina è motivo di grande orgoglio per me, che ho fatto tutto, non tutto, quasi tutto il settore giovanile in viola. Fabio e Tommaso, Sottile più maturo? Beh, lo chiedo a Tommaso che qua da un po' di tempo in più. È bella domanda, anche perché poi oggi si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, non deve aver gradito qualche critica, probabilmente fuori dal rettangolo di gioco che non per le prestazioni, perché poi ha giustamente sottolineato che chi gioca a calcio è sottoposto al giudizio ed è giusto così. Quelle che sono le critiche arrivate fuori dal campo, io francamente non so a cosa si riferisse in particolare. Aggiungo che però spesso e volentieri un po' di condivisione in meno sui social ti tiene anche al riparo eventualmente da certe critiche, però vedo che di questi tempi la condivisione sembra quasi un obbligo. Io devo dirti che ora magari si sente e si arrabbia, però nelle prime uscite ho rivisto qualche problemino di continuità nell'arco della partita. Allora, che Riccardo Sottile abbia delle doti notevoli è evidente a tutti, è un paio d'anni che mi è capitato di osservarlo in amichevole, spesso e volentieri raccontiamo di gol strabilianti e numeri importanti, perché le doti, ripeto, sono veramente importanti, però quando poi gli è capitato anche in campionato di dover trovare continuità nei 90 minuti o dopo una buona prova da titolare, lui spesso e volentieri è caduto, e non a caso se ricordiamo i momenti in cui era tra i potenziali titolari, ci ritroviamo anche a ricordare, non dico esami falliti, ma qualche passaggio a vuoto che poi ha spinto l'allenatore a fare altre scelte. Lui oggi ha anche una concorrenza abbastanza importante, perché Nico Gonzalez non si discute, e in questo ritiro io vedo molto molto bene anche il francese Iconè, e lui deve lavorare sull'ultimo tocco in partita, che sia assist, che sia il tiro, perché ricorderete tante volte qualche finale di gara sarebbe potuto essere molto più tranquillo se lui fosse rimasto lucido negli ultimi metri, e invece talvolta anche un po' voglia di strafare, di farlo vedere tutto questo talento. Mi auguro che lo dimostri in campo di essere un po' più maturo, perché è proprio quello uno dei segni di maturità, sapersi gestire. Non c'è bisogno sempre di andare con l'acceleratore a tavoletta, magari provare anche un po' a rallentare quando senti che non è il momento migliore, che sia durante una partita o durante una serie di partite, però mantenere un livello buono che soddisfi un allenatore esigente come Italiano. Di sicuro quando Pradea ha detto che si aspetta moltissimo da lui non lo ha detto per caso, quindi un po' lo ha voluto stimolare. Non dimentichiamoci che l'anno scorso di questi tempi comunque la Fiorentina faceva intendere che il discorso Berardi, oltre a un costo ovviamente molto molto elevato, era un discorso anche sospeso proprio per non mettere troppo in ombra questo ragazzo. Quindi la Fiorentina ci punta, e come sta a lui quest'anno sfruttare la chance, anche perché poi il tempo passa anche per lui, e quindi non puoi essere l'eterna promessa, arriva un momento in cui quella promessa la devi mantenere, se no poi i treni un passo in più. Anche perché, appunto, come ricordavi, Riccardo Sottile, classe 97 se non sbaglio, ha 25 anni, quindi non si può più parlare di un giovanissimo, certo più giovane di noi. Quello basta poco, caro Fabio. Continuiamo sempre con Sottile, che ha risposto alla domanda di Fabio Ferri oggi in conferenza stampa inerente proprio alla nazionale. Allora, la convocazione, felicissimo. Felicissimo, allo stesso momento ero un po' giù perché era l'ultima parte di campionato, sono stato fuori, che ho avuto di nuovo un problemino alla gamba sinistra dove mi ero infortunato a Cagliari, ero stato fuori per parecchio, quindi sfortunatamente non mi sono potuto allenare con la squadra. Mi è dispiaciuto ancora di più perché il primo giorno avevo parlato col mister Mancini, aveva l'intenzione di portarmi in Nations League, e quindi quando mi ha detto così sono rimasto
ancora più male. E l'obiettivo quest'anno che mi metto è sicuramente di indossare quella maglia con la Nazionale A, che è un sogno che ho fin da quando sono piccolo. Un altro obiettivo e anche un sogno indossare la maglia con la Nazionale A. Riccardo Sottil, dove deve migliorare in questo campionato per poi arrivare anche a coronare il possibile sogno, Lorenzo? Credo molto semplicemente con una parola si possa sintetizzare dove deve migliorare. La parola è continuità. Se riesce a dare continuità di rendimento, come per esempio mi viene in mente la partita contro l'Inter dell'anno scorso, del vantaggio, poi ebbe almeno altre due nitide palle gol per chiudere quella partita. La Fiorentina non lo fece anche a causa di due suoi errori abbastanza grossi, e poi l'Inter tornò e mangiò praticamente la partita. Ecco, quella partita può essere forse l'emblema della stagione, che è stata la stagione di Sottil. Però il fatto che a Firenze abbia finalmente trovato uno spazio che gli era stato negato nei suoi primissimi anni, anche per gioventù, anche perché magari era chiuso da chi aveva davanti. A Pescara e Cagliari sono state due tappe importanti per la carriera di Sottil. Si è fatto le ossa, come ha parlato anche in conferenza stampa grazie alla domanda di Fabio Ferri, è nel giro, potenzialmente nel giro della Nazionale, in un momento, ricordiamocelo bene, molto particolare per la Nazionale, perché non era mai successo che la Nazionale italiana non si qualificasse a due mondiali di fila, e quindi per tutti i giovani e giovanissimi italiani è veramente una stagione in cui può succedere di tutto. È la stagione in cui il terzino della Cremonese fa una mezza stagione fatta bene e può entrare ad essere convocato in Nazionale, perché c'è voglia di cambiamenti, di provare tanti giocatori. Scusa, ti fermo un secondo. Riguardo a questo, secondo te nella Fiorentina ci sono alcuni nomi che possono essere convocati o nuovamente in Nazionale? Beh, i due nomi che mi vengono in mente sono Sottil assolutamente, e poi quando tornerà in sesto Castrovilli, che ha preso parte da comprimario all'europeo che insomma giocato veramente poco, però sì no, infatti ha preso parte di fatto, se non sbaglio, per l'infortunio per un infortunio, ora c'ho un blackout, però comunque ha preso parte all'ultimissima secondo, se non sbaglio, per l'infortunio di Zaniolo. Per il fortuna sì. di Zanetti, se non sbaglio. Fatto sta che Castrovilli è entrato veramente all'ultimo per completare il roster, e adesso quando tornerà è sicuramente uno di quelli che deve anche lui prendersi la maglia, questa volta con più prepotenza. Quindi ecco, anche la questione nazionale italiana per gli italiani in rosa nella Fiorentina deve essere una questione importante, che spingerà anche per far bene in questa maglia. E poi l'altro tema, lo ha detto lui in conferenza stampa, l'esordio europeo con la maglia viola, lui con la maglia viola c'è cresciuto, non può non essere uno stimolo per lui. Riguardo a Castrovilli, Fabio Ferri e Tommaso Loreto, come sta? Ma lo vediamo lavorare, lo vediamo lavorare duro in palestra. Sì, e lo vediamo soprattutto mentalmente ricettivo. Non è banale essere qui in ritiro, perché è chiaro che lui deve fare un lavoro completamente diverso dai compagni di squadra. È altrettanto chiaro che purtroppo, aggiungo, il suo percorso è ancora lungo. Noi siamo pericolosi sotto questo aspetto, perché ci mettiamo poco a fare il titolo, a scrivere il pezzo su Gaetano che prova ad accorciare i tempi. In realtà l'infortunio è stato molto molto brutto, e quindi bisogna assolutamente evitare di prendersi qualsiasi rischio. Però il fatto che sia qui, che sia in gruppo, che sia costantemente sostenuto dai compagni di squadra, è sicuramente un ulteriore sprone. Lui è andato anche in viaggio di nozze con un fisioterapista, quindi ha ben chiaro il percorso fisico e mentale da affrontare per tornare anche più forte. Quindi se c'è la testa, credo che possa assolutamente affrontare il tutto nel migliore dei modi, perché poi decide la testa quelle che sono le risposte da parte del corpo. Non dobbiamo mettergli fretta, perché dovrà rientrare quando sarà il caso di rientrare. Non voglio parlare di ricadute, ma è chiaro che il rischio di un rientro non nelle migliori condizioni può avere mille controindicazioni.
il fatto, ripeto, che sia già qui mentalmente nel gruppo e quindi anche sotto gli occhi di Italiano, che sicuramente gli sta già lanciando messaggi che lui può recepire, è fondamentale. Poi vedremo se nel mercato di agosto la Fiorentina vorrà cautelarsi con un altro centrocampista, ma è indubbio che Gaetano è considerato uno dei punti di forza del centrocampo viola, e forse, anzi senza forse, questa sosta, questa mega sosta in arrivo a metà novembre nei suoi confronti è un bel colpo di fortuna, perché poi può assolutamente sfruttare quei 40 giorni all'incirca di stop e mettere nel mirino l'inizio dell'anno nuovo senza fretta, senza prendersi rischi, ma con la convinzione di poter già tornare ad essere importante nella seconda parte di stagione, quando ci auguriamo che poi ci sia lo scatto finale in Conference League, sperando ovviamente di passare il doppio playoff di fine agosto. Però ricordiamoci che poi la Fiorentina quest'anno l'Europa l'ha centrata soprattutto nel girone di ritorno, e quindi sarà fondamentale anche Gaetano, che per chiudere, sentivo parlavate dei nazionali, può essere benissimo un nome spendibile, anche lui con calma, ma sicuramente anche lui in grado di inserirsi nel gruppo azzurro. Come hai detto Tommaso, Castrovilli tornerà anno nuovo. Un'altra possiamo dire sorpresa, un'altra struttura, vi dico, sarà forse pronta ad anno nuovo, che è il nuovo Viola Park. Ascoltiamo le parole di Francesco Casini, il sindaco di Bagnaripoli, che ha intervistato oggi Fabio Ferri, e poi mi date un parere soprattutto perché il Viola Park sarà importante per il presente e futuro della Fiorentina. Il Viola Park sarà sicuramente una straordinaria infrastruttura, anche un indotto importante per tutto il territorio, per Bagnaripoli, per la città di Firenze e per tutto il territorio metropolitano nel modo più assoluto, perché sta parlando del più grande e più bel centro sportivo che c'è in Italia, al top, se non il top a livello europeo, per cui un centro sportivo su cui in tanti prenderanno poi esempio, tante squadre costruiranno altri percorsi analoghi. Lo abbiamo a Bagnaripoli, quindi questo è sicuramente un valore aggiunto, e poi naturalmente porterà un vantaggio al club, perché immaginiamoci i giocatori giovani attratti da un centro così, da una struttura così, ma anche quelli affermati sanno di trovare qui un club ambizioso, è il primo biglietto a visita, è come avere un bellissimo ufficio, inevitabilmente attrae, e poi sicuramente è anche un bel esempio che in Italia si può investire, perché in 3 anni è stato realizzato qualcosa di straordinario, e come chiedevi, giusto per rispondere alla domanda, i lavori stanno andando avanti bene. Io sono convinto, il desiderio del Presidente di regalare ai tifosi della Fiorentina per Natale il centro sportivo ci potrà essere, quindi io sono convinto per Natale l'inaugurazione ci può essere tutta. Comunque siamo veramente sempre più vicini alla conclusione dei lavori. Sempre più vicini alla conclusione dei lavori, la possibilità che sia pronto a Natale o a gennaio, vedremo anno nuovo. Lorenzo Agostini, quanto sarà importante il Viola Park per la Fiorentina? È importantissimo, lo abbiamo stradetto, ma sia perché sarà appunto una avanguardia incredibile per il calcio italiano, ma anche perché in questo momento paradossalmente la Cremonese, non è uno scherzo, a livello di impianto sportivo comunque è messa meglio della Fiorentina. Sei fissato con la Cremonese, è già nel collegamento. No, scherzo. È vero, l'ho citato diverse volte, ma forse è un caso, ma se, sinceramente te ne posso citare un'altra, in Serie B la SPAL è messa meglio della Fiorentina. Quindi in questo momento la Fiorentina ha estremo bisogno di un centro sportivo, che poi il centro sportivo sia il Viola Park, quindi una primizia, meglio ancora. Grazie mille a Lorenzo Agostini, Radio Toscana. Ci rivedremo per l'inizio del campionato e ti aspettiamo a tutto gol. Ciao Greta. Grazie. Torniamo a Moena da Fabio Ferri e Tommaso Loreto. Un commento sul Viola Park, e poi voglio essere un po' cattiva. È più importante avere una buona struttura o una squadra forte? Allora, lasciami dire che per quanto riguarda la buona struttura è sempre importante anche per noi che lavoriamo, infatti voglio ringraziare l'Hotel Cavalletto che ci ha ospitato per questa diretta. Poi giro la patata bollente a Tommaso.
Beh, io credo che sarà fondamentale il Viola Park. Sai che sono un fanatico del calcio inglese, ho avuto la fortuna, il privilegio di seguire la Fiorentina negli impegni, soprattutto a Londra col Tottenham, li ricorderete, lì vidi il centro sportivo degli Spurs. Si crea una cultura del lavoro, una cultura della squadra clamorosa, i giovani li segui accanto alla prima squadra, si cambiano accanto ai campioni, respirano quelle che sono le indicazioni dei più esperti. È chiaro che la squadra forte significa presente, però altrettanto chiaro che Viola Park, o meglio il centro sportivo, ti assicura un futuro di crescita più lineare, più costante, perché puoi davvero cominciare a sfornare calciatori per la prima squadra e l'allenatore può già cominciare a lavorarci nel settore giovanile. Fammi dire che quando dicevo, no, i fiorentini sono particolari, ecco, nei confronti di Commisso forse non sono mancate critiche negli ultimi anni, anche perché non è che i risultati siano stati esaltanti, però credo che se sul fronte del Viola Park sono stati tutti prodighi di grandi complimenti, e credo saremo tutti pronti ad applaudire la chiusura di questi lavori e l'arrivo di questa struttura, un motivo c'è, perché il centro sportivo che alla Fiorentina è sempre mancato, il fatto che diventi una realtà è una bella, bellissima garanzia per il futuro. Io sono convinto tireremo fuori da quella struttura tanti campioncini. Fabio, la tua opinione e poi il programma di domani, perché siamo in chiusura. Beh, non posso che essere d'accordo con Tommaso, anche memore delle parole di Prandelli, no? Che parlava dell'importanza di un centro sportivo, se non sbaglio si parlava addirittura di 10-15 punti, ma forse esagero io. 6-7, il problema è che è passato quasi un decennio, caro Ferri. Esatto, quindi insomma 6-7 punti potrebbero fare la differenza. Quest'anno l'avrebbero fatta senza dubbio tra Conference e Europa League. Per quanto riguarda il programma di domani, si va verso una sessione singola, come del resto nelle ultime due giornate di allenamento, ne parlavamo anche con Tommaso, insomma la squadra ha degli impegni molto ravvicinati, ad agosto dovrà affrontare tante partite, ha lavorato duramente in questa prima parte di ritiro e poi proseguirà anche il suo lavoro ovviamente in Austria. Sì, fra l'altro mi risulta che i dati a disposizione dello staff confermino un filo di stanchezza nel gruppo, italiano è comunque soddisfatto di come stanno lavorando, e poi appunto, come aggiungevi, gli impegni ufficiali arriveranno già tra poco meno di un mese, il 14 di agosto c'è la Cremonese, la Fiorentina in Austria ha tutto il tempo per recuperare, quindi mi sembra giusto evitare un rischio di sovraccarico, come dicevano quelli bravi. Grazie mille Tommaso, grazie mille per averci raccontato anche il tuo punto di vista, e vi ricordo Radio Firenze Viola, appunto si trova l'app sia per Android sia per iPhone, come dicono quelli bravi. Grazie mille Fabio Ferri e Tommaso Loreto, io vi aspetto per Casa Viola con Gianmarco Lucherini già da domani, buona serata e rimanete sintonizzati qua su Toscana TV.